Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo upcycling. Oggi trasformeremo questo vestito perché secondo me non mi dona moltissimo. È largo, troppo lungo e privo di forma. Quello che mi piace però, adorando le stampe floreali, è la sua fantasia. Quindi andiamo a creare un modello un po' più fresco, adatto a questa stampa stupenda. Il tutto sarà semplicissimo perché ho pensato ad un modello facile e perfetto per l'estate, che vi permetterà di trasformare un vecchio abito oppure, perché no, un pezzo di stoffa in qualcosa di nuovo. Senza complicazioni né cartamodelli, sarà un'esperienza divertente adatta proprio alla stagione estiva. Grazie per essere qui con me e buona creazione a tutti! Innanzitutto vado a separare il corpetto dalla gonna. Vado quindi a rimuovere l'elastico dalla gonna e ad aprire i laterali in modo da avere tutta la stoffa aperta e priva di arricciature e cuciture. La parte superiore dell'abito la metto da parte, poiché in questo progetto non mi serve. Siccome il tessuto è trasparente e non posso evitare di mettere la fodera, faccio le stesse identiche operazioni anche su questa. Il tessuto andrà stirato più volte, quindi dopo averlo stirato grossolanamente lo stendo sul tavolo e questo è il momento di scegliere quale parte utilizzare per il top e quale parte utilizzare per la gonna. Visto che la parte inferiore è molto più ricca di fiori, la utilizzerò anche io per ricreare il fondo della gonna, quindi utilizzerò la parte più bianca per il top, che vado a formare ritagliando un rettangolo di 50 cm x 28. Taglio un rettangolo delle stesse misure anche in fodera. Adesso è il momento di creare dei laccetti per legare il top al collo. Lo farò con una striscia di 4 cm che vado a cucire rovescio contro rovescio. Visto che dopo il trasloco non ho ancora tirato fuori tutti gli attrezzi, mi verrebbe troppo complicato andare a creare una classica fettuccia, quindi utilizzo per formarla l'unico alleato a mia disposizione, il ferro da stiro. E quindi dopo averla stirata tutta concludo con una cucitura dritta per bloccare insieme tutti e quattro i tessuti. La striscia misura 115 cm che andrò poi a dividere in due per formare appunto i due laccetti. Al termine di ogni laccetto farò un nodino per evitare che si sfilacci. Mentre la parte opposta la andrò ad inserire nel top, tra il tessuto principale e il tessuto in fodera, ai due angoli opposti. Consiglio di fermare questi punti con degli spilli, come anche i tre lati da cucire, così al passaggio sotto la macchina da cucire tutte queste parti non si muoveranno. L'unica parte da non cucire è il fondo del top, perché da qui, una volta cuciti tutti e tre i lati, lo andremo a rigirare al dritto. E a questo punto bisogna stirare per bene tutto il top.
Ora per dargli una forma dobbiamo drappeggiarlo con qualche piega. Facciamolo direttamente su noi stessi, così il vestito ci sarà a pennello. Indossiamo una maglietta o un top che abbia le cuciture laterali e spigliamo gli angoli esterni del top alle cuciture. Questo è un passo proprio fondamentale, anche se non sembra, poiché determina il punto in cui arriva il top una volta cucito alla gonna. E adesso con qualche piega e fissandolo con degli spilli drappeggiamo il centro del top. Come potete notare, drappeggiandolo si è formata una piccola punta che andiamo subito ad eliminare per non confonderci durante la cucitura. Volendo possiamo anche fissare le pieghe del drappeggio con una piccola striscia di stoffa, provvisoria ovviamente, che non si vedrà nel vestito finito. E adesso possiamo andare a tagliare i pezzi per la gonna. Saranno due rettangoli, larghi più o meno 2,5 volte rispetto alla nostra vita. Sì, avete capito bene, anche la gonna è formata da due rettangoli, quindi modello davvero semplicissimo, come vi ho anticipato all'inizio. E dopo aver chiuso i laterali, come riportiamo la misura della gonna a quella del top? La risposta è davvero facile: cucirino o filo elastico. E questa è la dimensione della gonna prima di utilizzare il filo elastico, che vado a caricare sulla spolina inferiore e ad utilizzarlo facendo delle cuciture dritte su tutta la vita della gonna. Più cuciture farete, più renderete il tessuto elasticizzato, oltre che il risultato sarà sempre più evidente. Io in tutto ne ho fatte 8 distanti 0,5 cm l'una dall'altra e con il punto smock sono riuscita a riportare la gonna alle dimensioni del top. All'interno di queste cuciture elastiche ho compreso anche la fodera, che ho tagliato delle stesse dimensioni. E dato che di dietro il vestito avrà la schiena scoperta, ho cucito la parte davanti della gonna al davanti del top. E questo è il risultato finale. Io trovo adorabile sia il vestito, sia il fatto che quel vestito che non avrei mai utilizzato sia diventato questo. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se lo farete. E per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a scrivermi, rispondo davvero a tutti. Alla prossima, ciao!